A Torino è tutto pronto per la sfida che vale una stagione. La gara di ritorno contro l'Atletico Madrid di Simeone è di quelle in cui è vietato sbagliare. Del resto Allegri, 5 mesi fa, il giorno del suo insediamento a Torino, era stato chiaro. Riportare i bianconeri nel G8 europeo è l'obiettivo stagionale principale della vecchia signora, più importante anche del quarto tricolore consecutivo. Concetto ribadito dal tecnico livornese in conferenza stampa, nella quale ha ricordato a Simeone di aver vinto il match di andata grazie ad un gol arrivato nel momento migliore dei bianconeri. Il primo imperativo sarà quindi segnare e, se possibile, ottenere una vittoria con 2 gol di scarto per passare in testa il girone ed evitare così pericolosi incontri agli ottavi. Vincere ma senza scoprirsi troppo, perché in fondo con un pareggio l'obiettivo ottavi sarebbe comunque centrato, anche se complicherebbe il cammino verso i quarti. Rispetto al match di andata, Allegri si affiderà alla nuova difesa 4. In porta ci sarà Buffon, davanti al quale da destra a sinistra giocheranno Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci ed Evra. Centrocampo composto da Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Tevez e Llorente. Sul fronte atletico, Simeone, che è già sicuro della qualificazione ma si gioca il primo posto, dovrebbe affidarsi agli 11 titolari, con Moya tra i pali, Juanfran, Jimenez, Godin e Siqueira in difesa. A centrocampo l'ex Thiago, Gabi, Koke, Arda Turan e Raul Garcia agiranno dietro l'unica punta, Mandzukic. Per concludere poi un occhio alle statistiche. La Juventus è imbattuta allo Stadium in gare europee da 9 partite ed in 14 incontri è uscita sconfitta una sola volta. Dal canto suo però l'Atletico ha vinto 5 delle ultime 6 trasferte europee. Insomma, gli ingredienti, se non di una finale anticipata, comunque di una sfida stellare, sembrano esserci proprio tutti.